Uno spazio dedicato alla figura di Francesco Mastro Giovanni, il maestro deceduto nel reparto di psichiatria della San Luca di Vallo della Lucania, nell'ambito della rassegna William Barrocks, nella serata di ieri, tra gli splendidi scenari del castello di Castellabate. Sì, effettivamente noi stasera ricordiamo la tragedia di Franco Mastro Giovanni, che era una persona altruista e generosa, ed era soprattutto un non violento, un uomo pacifico. Cercava anche la prima vicenda che lo vide coinvolto, lui aveva invitato i fascisti che avevano provocato Giovanni Marini quando lui non c'era ad allontanarsi, e invece fu la risposta che si ebbe una coltellata in una gamba. Cioè, praticamente questo era un uomo, un ragazzo, un maestro che non aveva mai scelto la violenza, ed era descritto, ritenuto come persona violenta, anche senza aver fatto mai nulla. La vicenda infine in cui è stato coinvolto, che è passato da una spiaggia di Acciaroli al freddo marmo dell'obitorio di Vallo della Lucania, è una vicenda tragica, una vicenda di tortura, una vicenda medievale che noi stendiamo a credere, a pensare che sia potuta succedere oggi, nel 2009, perché non sono questi i sistemi, i metodi per trattare un insegnante, un uomo pacifico, una persona per bene. No, quello che è stato non lo dobbiamo dimenticare, perché questa vicenda che è capitata a Franco Mastro Giovanni, ma poteva capitare a chiunque, e io ribadisco che non sono questi i comportamenti da tenere da parte di una struttura sanitaria nei confronti di un paziente che viene nella cartella clinica è scritto che dormiva, e non gli viene applicata la terapia prescritta. E allora, se una persona dorme, vuol dire che è calma e serena, che bisogno c'è di essere legato? E dall'autopsia risulta che è stato legato in maniera barbara, e queste cose nell'Italia del 2009 non le dobbiamo accettare. Non lo dobbiamo accettare né a Vallo della Lucania né altrove. In Sardegna, dove c'è stato più o meno un caso simile anni fa, il direttore sanitario di quell'ospedale, di quel reparto di psichiatria, è stato sospeso dall'incarico proprio per aver usato questi metodi, che non sono metodi civili, che non sono metodi che non possono, non devono appartenere a uomini di cultura, quali io ritengo siano i medici, perché accanto alla cultura devono avere l'umanità, e l'umanità, legando le persone, almeno stando a quello che risulta dall'autopsia, non hanno dimostrato di non avere. Che senso dà questa fine, e soprattutto questa fine pure così orrenda? Mai a pensare che la vita di Franco Mastro Giovanni potesse finire in questo modo così tragico e così doloroso. E in un certo senso Franco Mastro Giovanni è stato anche profetico, perché stando a quello che ha testimoniato alla stampa la proprietaria del Lido, dove godeva le sue vacanze, lui disse: non mi portate a ballo perché là mi uccidono. Cioè, quest'uomo ha avuto anche il senso profetico di capire che sarebbe stato ucciso, sarebbe stato ammazzato nell'ospedale di Vallo della Lucania. La rassegna nasce da un'idea di Costabile Guariglia, immediatamente condivisa da me e immediatamente patrocinata
anche dal corso di laurea di scienze della comunicazione dove insegno, nel desiderio di raccontare i volti molteplici di un artista a 360 gradi di nome William Burroughs, che ha lavorato all'interno della grande letteratura, del cinema, delle arti, della musica, una figura che matura all'indomani degli anni 50 per diventare, nell'arco dei suoi ultra 80 anni, un punto di riferimento per tutte le avanguardie, la Beat Generation, ma anche il movimento punk, il movimento delle avanguardie del cyberpunk, l'elettronica, fino ad arrivare ai gruppi più vicini a noi come i Nirvana oppure registi d'avanguardia come Gus Van Sant. Quindi il desiderio di raccontare un maestro dell'immaginario contemporaneo attraverso artisti che lavorano ispirandosi all'opera di Burroughs. Tra musica elettronica, penso a Angelo Marrocco, penso a Machina Nefastis, tra gruppi di teatro performativo come Frendada, attraverso esposizioni, video, un omaggio, ripeto, a 360 gradi dedicato ad un artista che ha avuto un grande tema di racconto, la vita e le sue complessità e tutti i suoi possibili attraversamenti. Da qui poi è nata, su indicazione anche di Costabile Guariglia, l'idea di incontrare una situazione che in qualche modo potremmo definire barocchiana se non fosse così inficiata di realtà, appunto il caso dell'insegnante Mastro Giovanni che è inciampato in uno dei grandi temi della poetica e dell'ideologia e dell'estetica barrocchiana, ossia la polizia psichica, il controllo di un sistema. Qualsiasi cosa tu faccia non sei mai libero, ma sei sempre all'interno delle gabbie, sei sempre all'interno delle strutture preordinate. Quindi un ulteriore momento di riflessione dove l'arte incontra il sociale, dove l'estetica incontra la politica, quindi un momento anche molto prezioso e molto particolare per il territorio. L'ablazione un poco della libertà in fondo è questo. Sì, noi spesso ci dimentichiamo il nostro assoluto e potente valore, che è una parola da sempre osannata dalle grandi rivoluzioni, che è il concetto di libertà. Ecco, se c'è una riflessione finale che andrebbe posta all'interno di ogni evento culturale, artistico, anche quello più occasionale e marginale, è dare il valore forte e ricordare questa cosa nostra, intima, personale, che si chiama libertà. Sapevano che fondamentalmente nessuno è in grado di aiutare nessuno, nessuno è in grado di aiutare nessuno quando sei dentro il controllo della polizia psichica. Non esiste chiave, non esiste segreto in possesso di nessuno.